Grazie. Mi spiace dirlo, ma questo è l'atto finale di una lunga presa in giro, perché è da 3 anni, da quando sono entrato in questo consiglio comunale, che si trascina questa vicenda della natura di Smart SPA, perché in contemporanea, più o meno quando siamo entrati, si è svolto un referendum che ha dato comunque un'indicazione politica. E da allora, giustamente, i comitati referendari sono venuti da noi con la delibera di iniziativa popolare firmata da migliaia di cittadini che chiedeva la trasformazione di Smart in società di diritto pubblico, e da allora che sostanzialmente questa cosa si trascina con una serie di prese in giro, perché scusate se mi permetto di usare questo termine, però prima questa delibera è arrivata in consiglio comunale e la maggioranza non ha avuto il coraggio di bocciarla, di dire non siamo per la trasformazione in società consortile, vogliamo andare avanti con l'SPA. L'ha approvata stravolgendola, mettendoci dentro un forse vedremo, ma verifichiamo, eccetera. Dopodiché è passato un ulteriore anno e adesso ci si dice abbiamo verificato, ci spiace, non si può fare, quindi torniamo indietro e ci rimangiamo a tutto quello che avevamo detto. Allora forse sarebbe stato più serio dire di no dall'inizio, visto che le motivazioni che in questo anno sono state addotte dagli uffici per dire che non si può fare questa trasformazione sono le stesse che erano già state addotte nella fase precedente alla votazione della delibera precedente, di cui allora evidentemente il Consiglio Comunale ha ritenuto che non fossero così valide, perché allora invece la delibera l'ha approvata. E quindi non si capisce perché a questo punto, dopo un anno, dovremmo tornare indietro, rimangiare tutto quello che comunque è stato approvato e sostanzialmente dare ragione a chi sin dal principio, va riconosciuto alla Giunta, diceva che questa cosa non si poteva fare. E quindi paradossalmente da questa vicenda la Giunta almeno ne esce con una coerenza, perché ha sempre sostenuto che la strada sarebbe stata questa, invece è il Consiglio Comunale che ne esce senza coerenza, perché francamente trovo ridicolo dire che questa delibera che abbiamo qui oggi, queste modifiche allo Statuto e alla Convenzione eccetera, sono una roba che rafforza la natura pubblica. E quindi non c'è bisogno di fare la società consortile perché c'è già questo rafforzamento e va bene. Intanto segnalo che una delle cose che vengono previste è il riacquisto delle quote dei soci non comuni, che non sono comuni, da parte della società stessa o dei comuni. I comuni si sa che in questo momento non hanno una lira, quindi non vedo come potrebbero riacquistarsi queste quote. E Smart, perché se riacquisti Smart vuol dire di nuovo usare Smart come un modo per far uscire dei soldi al CDU, tanto per un nome, e quindi poi ai comuni che ne sono soci, quindi di nuovo trasferire dei soldi dalla gestione del servizio idrico alle casse disastrate del CDU e delle casse dei comuni, perché i comuni non sarebbero in grado di ripianare il buco del CDU, e quindi usare di nuovo la Smart come un bancomat per ripagare i buchi delle amministrazioni comunali. E la seconda cosa che viene fatta è questo giochino di maggioranza, eccetera, dell'80%, e anche sugli utili, di dire che l'80% viene dedicato al piano industriale, che è un significativo passo indietro rispetto alla mozione che questo Consiglio Comunale, peraltro su nostra proposta, ha approvato un anno fa, perché mentre la mozione che abbiamo approvato, e ricordo abbiamo approvato e votata e sta scritta, diceva che il 100% degli utili deve essere destinato o alla riduzione delle tariffe o agli investimenti in un servizio idrico sul territorio, questa nuova formulazione dice che intanto il 100% diventa 80, il 20 si può comunque usare. E questo 80 però è destinato genericamente a supporto del piano industriale di Smart. Ora, intanto non si parla più neanche di riduzione delle tariffe, quindi se qualcuno veramente crede nel principio che non ci deve essere lucro sull'acqua, allora questa formulazione non va bene, perché il primo obiettivo insomma, a fronte di un avanzo di gestione doveva essere quello di ridurre le tariffe per gli utenti. E poi comunque non si parla neanche più di limitare i lavori sul territorio, e quindi si rilancia quella visione finanziaria della gestione del servizio idrico, per cui la nostra società di gestione del servizio idrico va a investire a Palermo, compra la gestione del servizio idrico di qua e di là, in territori che non sono quelli dei cittadini che ne sono soci, e quindi si lancia in avventure che poi sono tra l'altro diventate un vero disastro. E tra l'altro è veramente incredibile che noi siamo qui e discutiamo questa roba, e in realtà adesso Smart è impegnata insieme a Iren in una società, in un'operazione finanziaria in borsa, in un'offerta pubblica di acquisto sulla società Acque Potabili, che è appunto dentro il buco di Palermo e tutta una serie di altre cose, quindi tra l'altro società anche piuttosto traballante, quindi ulteriore avventura che non si sa dove porterà. E questa operazione di OPA in borsa non è mai neanche stata discussa in Consiglio Comunale, per cui la prima volta che se ne discuterà sarà perché noi abbiamo fatto un'interpellanza. Adesso nelle prossime settimane verrà, spero, l'assessore tedesco a rispondere di questa vicenda e a spiegarci, perché altrimenti questa vicenda, che comunque cambia pesantemente, insomma impatta pesantemente sulle finanze dello Smart, sulla gestione, sulle sue prospettive sul piano industriale, non è mai stata discussa neanche per un minuto dal Consiglio Comunale di Torino, che pure sarebbe il socio al 65% di Smart. E quindi francamente io non capisco, cioè,
Io credo che chi è a favore dell'acqua pubblica a questa delibera possa solo votare contro e il nostro voto sarà contrario, indipendentemente dagli emendamenti che pure abbiamo in qualche modo presentato cercando di migliorare forse un pochino le cose. Perché per noi la linea è quella che è uscita chiaramente, politicamente dal referendum e che a parole è stata sostenuta almeno da un pezzo della maggioranza, salvo poi tornare indietro in questa situazione. Però la cosa peggiore è proprio questa sensazione che in tutta questa vicenda si sia dimostrata la sostanziale inutilità della politica dei consigli comunali, perché il consiglio comunale la sua linea l'aveva data un anno fa, era una linea diversa, l'amministrazione sostanzialmente non l'ha veramente applicata, ha trovato scuse per tornare indietro. E tra l'altro noto che altri consigli comunali, che magari si vantano meno di essere sedi di alta politica, il coraggio ce l'hanno avuto, perché a Moncalieri, come in tanti altri comuni, cito Moncalieri perché è il secondo comune della provincia, l'hanno approvato la delibera dei comitati dell'acqua, non hanno approvato questa roba qua. Per cui adesso arriveremo tra l'altro nell'assemblea di Smati, in cui alla fine ci saranno tutta una serie di comuni, mi pare siano 18, che in realtà non seguiranno quello che noi stiamo votando qui oggi. E quindi lo spazio anche politico per dire di no ci sarebbe. Un consiglio comunale che ha voglia di ribadire il proprio ruolo, non subalterno alle decisioni della giunta, non subalterno alle decisioni dei manager, che sarebbero manager che rispondono ai cittadini, in realtà fanno quello che vogliono e semmai sono loro che ci dicono cosa dobbiamo fare, allora avrebbe il coraggio di dire no, questa roba la fermiamo, ci fermiamo un attimo e decidiamo noi la linea che vogliamo tenere. Perché francamente altrimenti veramente si riconosce il fatto che almeno chi sta in maggioranza sta qui per schiacciare bottoni, scusatemi. Quindi io spero che l'Aula avrà il coraggio di votare contro questa delibera. Noi la coscienza a posto ce l'abbiamo, perché noi una cosa abbiamo detto e sempre quella abbiamo perseguito in tutti questi anni, e quindi non abbiamo problemi di spiegare i nostri cambiamenti di linea che non ci sono stati, o di spiegare perché diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Però pregherei i colleghi della maggioranza di evitare di andare poi, dopo aver votato questa delibera, in piazza da domani, in campagna elettorale, visto che sono in buona parte anche candidati, a dire che loro sono per l'acqua pubblica e combattono per il bene comune, perché francamente almeno un minimo di coerenza ci vorrebbe ogni tanto nella vita. Grazie.